Ciao ragazzi, mi conoscete, sono Brian. Sono qua perché una ragazza mi ha chiesto di spiegare una giornata tipica e la ragazza si chiama Sofia, quindi Sofia è per te sto video. Ma a parte quello, voglio spiegarvi un giorno tipico così che abbiate un'idea precisa di com'è un giorno tipico nella vita di un americano, però non possiamo generalizzare che è la vita di un americano perché ovviamente certi americani hanno vite diverse, ovvero io ho una vita diversa da lui oppure lei ce l'ha diversa dalla mia vita. Ma scusa che guido, quindi non posso guardarvi benissimo. Ma spiegamolo adesso perché dobbiamo cominciare. Ma allora, come sapete, la prima cosa che faccio è mi sveglio. Quindi sì, i miei occhi aprono. però poi di solito faccio una lista di scopi che ho per il giorno prossimo, cioè se lunedì faccio scopi che posso avverare il giorno dopo per martedì. Quindi controllo gli scopi e poi cerco di cominciarli. Però innanzitutto faccio una doccia e mi preparo per il giorno, cioè fisicamente. E sì, quindi un inizio normale e tipico. Poi verso le 9 di mattina vado a scuola e ci metto circa 15 minuti in macchina perché c'è sempre traffico, quindi devo guidare a scuola e ci metto un po'. E appena arrivo lunedì, mercoledì e venerdì quest'anno ho 4 corsi che durano 50 minuti e quindi faccio quei corsi e poi torno cioè qualche volta pranzo fuori e poi torno dopo il giorno, poi o vado in palestra o faccio tipo compiti, cioè studio qualcosa. E altrimenti è veramente tipico come giorno perché non so che altro dire che succede nella mia vita. Così vi sembra una vita molto annoiosa, forse lo è. Però dopo quest'anno spero di laurearmi, anzi so che mi laureerò dopo quest'anno. A quel punto non saprò che fare perché avrò tante possibilità di fare quello che voglio perché avrò una laurea, però non saprò che fare. Anzi, spero di sapere che fare, che farò. E se avete delle idee, ditemele perché vorrei sapere cosa ne pensate. Poi entro la sera comunque sto con amici oppure sono da solo e guardo la TV, niente di speciale. Però altri giorni lavoro, quindi non è che faccio sempre le stesse cose tutti i giorni, però adesso in questi mesi sono in un routine, credo che si dica in italiano, routine, come in inglese, in cui faccio circa le stesse cose tutte le settimane e così fino a quando mi laureo. E ormai sono paziente, nel senso che posso aspettare altri 6 mesi, anzi tipo circa 7-8 mesi per finire e a quel punto vedremo cosa si può fare. Ma ho parlato abbastanza e voglio fare video che volete vedere e guardare.
quindi come sempre se avete delle idee per me, ditemele e possiamo fare video che volete vedere piuttosto che video casuali che creo improvvisamente come questo praticamente. Quindi ci sentiamo alla prossima e divertitevi. Ciao ragazzi, bye.